portargli, vai a forza, la macchina là, dai! Vai! Ma cosa è successo? Martina! Martina, è successa una cosa gravissima! Forse è scappato Gatito! Gatito, sei qui! Qui non c'è, ragazzi, non c'è! Gatito! Gatito! No, non è lui, ragazzi! Se dovessi trovare Gatito morto, non sarebbe un bello spettacolo! Madonna, Marta, ma che stai dicendo? Scusate, cuoricini, scusate! Stacco, scusate! Dai, Martina! Dai, sbrigati che dobbiamo andare a danza, che è tardi, dai! Martina? Martina, cosa fai ancora a saltare sul divano? Ma buongiorno, cuoricini! Scusate, sono un po' in disordine, ok? Perché stavo a rassettare, come sempre! Comunque, io sono mamma di... E io sono Martina Missi! E lui è il piccolo Leon! Ed insieme siamo... la famiglia... Missi! Siamo la famiglia più pazza del mondo! Cuoricini, cuoricini, avete visto? Avete visto cosa fa quando vi dico che siamo la famiglia più pazza del mondo? Perché è normale, secondo voi, saltare sul divano a 6 anni e lanciare i pupazzi in testa alla mamma? Non è normale! Comunque scendi, Martina, che dobbiamo andare a danza, ok? No. Va bene, mamma, se ci vuoi andare a danza! Andiamo, dai, dai, pure tu, sbrighiamoci! Ragazzi, ma Martina, Gatito dov'è? Tu l'hai visto per caso? No. Oh, santo cielo, vuoi vedere che sta tentando di nuovo di scappare dalla cucina? Aspetta che vado a controllare. Gatito! Gatito, ma cosa fai qua? Gatito, non tentare di scappare! Ragazzi, Gatito è in un'età in cui vuole andare a cercarsi una fidanzata. Ma tanto adesso mamma ti porterà dal veterinario per una bella sterilizzazione. Lo so, ragazzi, può sembrare una cosa crudele la sterilizzazione, però vi assicuro che può evitare tante cose brutte che potrebbero accadere al nostro gatito, come per esempio scappare di casa per andare a cercare una fidanzatina ed essere investito, ad esempio, che è la cosa che purtroppo succede più spesso ai gatti. Quindi mi dispiace, caro gatito, ma tu resterai in casa con noi, bello, tranquillo, sereno, qui, ok? Sì, mamma, perché io ci tengo tantissimo al mio gattino. Va bene, bambini, chiudiamo, dai, ragazzi, chiudiamo qui, perché altrimenti veramente rischiamo che il gatito possa scappare. Va bene, andiamoci a mettere le scarpe e tu, Leon, che cosa fai col pigiama ancora? Andiamo a metterci le scarpe e andiamo a danza. 5 minuti dopo. Ok, ci siamo, dai, forza, andiamo. Andiamo che è tardissimo, andiamo. Aspetta, ho preso tutto, non ricordo. La borraccia, il tè, sì, ok, andiamo. Andiamo, forza che è tardi, vai a forza, la macchina là, dai. Un'ora dopo. Ah, eccoci, siamo quasi arrivati a casa. Allora, Martina, com'è andata questa lezione di ginnastica ritmica? Benissimo! Bene, bene, sono contenta. Ah, che squillando il telefono. Mannaggia, ero quasi arrivata a casa. Vabbè, mi accosto. Vediamo chi è. Ma è la vicina di casa. Ma sentiamo cosa vuole. Pronto? Pronto, sì. Calmati. Cosa? Tutto ferito, tutto pieno di sangue, qui vicino nei cespugli, e sostiene che è preciso Gatito, uguale, identico. Adesso vado a controllare a casa e se non lo trovo, Martina, dobbiamo andare a verificare se è lui veramente. No, mamma, è scappato. Andiamo a casa e vediamo. Martina, Leon, restate un attimo in macchina che vado a controllare se Gatito è a casa e se è tutto ok. Speriamo di sì. Sì, mamma, ti prego, trovalo. Cuoricini, vado a vedere se è tutto a posto e se Gatito è a casa. Andiamo a controllare subito. Gatito, sei a casa? Gatito, sei qui? Qui non c'è, ragazzi, non c'è Gatito. Ragazzi, io ricordo di averlo lasciato qui. Io ricordo che Gatito era qui quando siamo uscite. E se per sbaglio è uscito dalla porta e non me ne sono accorta. Gatito. Ragazzi, volete vedere che veramente Gatito è stato investito da fuori? Devo andare a giocare su.
manteniamo la calma. Speriamo che non sia lui, però qui non c'è, effettivamente a casa non c'è. E quindi il gatto investito potrebbe essere veramente lui. Mamma, mamma, ma l'hai trovato? No Martina, non l'ho trovato, di gatito in casa, nessuna traccia. Ma il gatto investito è proprio lui! Martina, non lo so se è lui, però se la vicina dice di aver visto un gatto uguale a gatito e gatito non c'è a casa, è probabile che sia lui. Andiamolo a cercare, Martina, andiamolo a cercare! Ma quando uscite scappa tutto cane! Martina, non lo so, non lo so, forse non me ne sono accorta che è uscito, perché ho 3.000 cose da fare al giorno! 3.000, non me ne sono accorta, non l'avrò visto! Adesso vediamo se è finito veramente sotto una macchina ed è scappato in mezzo ai cespugli. Vediamo se è lui. Andiamolo a cercare, ragazzi. Andiamolo a cercare. 5 minuti dopo. Allora, Martina, per come ha detto la vicina, gatito dovrebbe essere stato avvistato in queste zone, ok? Adesso scendo. Mi raccomando, voi restate in macchina, non vi alzate. Scendo e lo vado a cercare a piedi, Martina, ok? Anche perché se lo trovo devo capire come sta, devo capire se è il caso di portarlo subito dal veterinario. Devo trovarlo immediatamente. No, mamma, voglio venire con te. Martina, ti prego di restare in macchina e aspettare, ok? Vado a cercarlo io. Ti prego, Martina, ti prego, perché già la situazione è alquanto grave e complicata. Ascolta, Martina, se dovessi trovare gatito morto, non sarebbe un bello spettacolo. Quindi, ti prego di ascoltare la mamma e di aspettare qui. Fidati di me. Madonna, mamma, ma che stai dicendo? Amore mio, speriamo che sia tutto a posto. Dai, forza, non perdiamo tempo, lo vado a cercare. Dai, aspettate qui. Ragazzi, ho guardato sul ciglio della strada. Ho guardato in tutti gli angoli della strada e nella strada non c'è traccia di gatito. Adesso entro in questo parco, in questi cespugli, perché la vicina mi ha detto che lo ha visto in realtà sulla strada, ma vicino ai cespugli. Quindi è possibile che gatito, se sia stato investito, possa essersi rifugiato qui in mezzo ai cespugli, ok? Perché i gatti a volte lo fanno, riescono ad avere la forza di rialzarsi e di andare a nascondersi, ok? Quindi adesso, cuoricini, cercherò gatito qui in mezzo ai cespugli. Gatito, gatito, sei qui? Gatito, 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 sei qui per caso? Ragazzi, ragazzi, ho sentito miagolare. Ragazzi, forse è qui sotto. Devo scendere queste scale. Ragazzi, forse gatito si è nascosto qua sotto. Vediamo se sei qui. Vediamo se è qui. Vediamo se è qui. Gatito, gatito, sei qui? Gatito, 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 sei per caso qui? Ragazzi, ragazzi, allora, io ho sentito miagolare da questa parte, però non riesco a vederlo. No, ma qui non c'è, qui non c'è. Aspettate, adesso sento il miagolio verso sopra. Provo a risalire. Ma voi lo sentite? Gatito, sei qui? Gatito? Gatito? Gatito, sei tu? Gatito? Ragazzi, forse l'ho visto, forse l'ho visto. Gatito? Gatito? No, ragazzi, no. No, non è lui, ragazzi. E adesso chi glielo dice a Martina? Chi glielo dice adesso a Martina e a Leon? Che non l'ho trovato. Martina, purtroppo dobbiamo prepararci al peggio. Scusate, cuoricini, scusate. Stacco, scusate. Andiamo, bambini, andiamo. Andiamo a casa. Ragazzi, non siamo riusciti a trovare il gatito da nessuna parte. Vieni, entriamo. Mamma, io oggi sono troppo triste. Lo so, Martina, anche io. Ragazzi, venite, ragazzi! Gatito, vieni qua! Vieni qua, amore! Vieni qua, piccolo! Piccolino! Martina! Mamma! Gatito, piccolino! Ma che cosa ti sei fatto? È tutto finito, ragazzi, guardate! Gatito, ma sei vivo! Ma poverino!
Ragazzi, dobbiamo portarlo immediatamente dal veterinario. Leon, non preoccuparti, ok? È tutto a posto, non ti preoccupare. Adesso mamma ti porterà gatito immediatamente dal veterinario. Andiamo, Martina. Cuoricini, mettete un bel like, così con il vostro affetto guarisce il gatito. Cuoricini, iscrivetevi al canale. Scappiamo, andiamo.